Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo dei cavalli della Basilica di San Marco, uno dei simboli della città di Venezia. E allora conosciamo la loro storia. Sono quattro, una quadriga, sono di origine greca e risalgono al secondo secolo avanti Cristo. Sono stati realizzati dallo scultore greco Lisippo. Inoltre sono in bronzo, appartenevano all'ippodromo di Costantinopoli e rappresentavano un simbolo del mondo orientale. Nel 1204 c'è stata la Quarta Crociata, vi partecipò anche Venezia su richiesta dei crociati. Ricordiamo i crociati, quegli stati che hanno voluto le crociate come Sacro Romano Impero e la Francia, e Venezia appunto mise a disposizione navi ed equipaggi. E alla fine della spedizione non ricevette la somma pattuita e così a compensazione trasferì dei beni della città di Costantinopoli a Venezia. Il doge dell'epoca era Enrico Dandolo. Ricordiamo che questa crociata non arrivò mai in Terra Santa. I cavalli arrivarono nel 1206 e non furono esposti subito nella basilica, ma sono stati collocati nell'arsenale e rimasero lì per circa 50 anni. Dopodiché vennero esposti e furono ammirati successivamente anche dal poeta Francesco Petrarca. In questa posizione rimasero per circa 600 anni, ma questi cavalli erano destinati a viaggiare, nel senso che, terminata la Repubblica, caduta la Serenissima 1797, arrivò Napoleone e lui appunto trafugò molte opere d'arte, trasferì anche questi quattro cavalli a Parigi. Fortunatamente non rimasero per molto tempo, perché grazie al congresso di Vienna del 1815 venne stabilito che dovevano far ritorno a Venezia, e sarà così che il 13 dicembre sempre del 1815 ritornano a Venezia. I cavalli poi viaggiano ancora, perché arriviamo alla Prima Guerra Mondiale e quindi ci si preoccupa della loro sicurezza, sottrarli a un eventuale bombardamento. Quindi vengono trasferiti nella capitale, collocati a Castel Sant'Angelo e poi anche a Palazzo Venezia. Viaggiano ancora perché arriva la Seconda Guerra Mondiale e anche qui c'è la preoccupazione della loro tutela, e quindi vengono trasferiti questa volta all'Abbazia di Pravia, al comune di Teolo, appunto per salvaguardare l'opera. Ma una volta tornati poi nella Basilica c'è il problema dei danni da inquinamento atmosferico, ma soprattutto anche dei danni riportati in seguito ai trasferimenti, come qualche ammaccatura, poi ancora qualche pezzo che non si trovava più, qualche sfregio, e quindi a questo punto si rende necessario il restauro, ma ci vogliono i fondi. I cavalli, separatamente questa volta, viaggiano ancora per altri motivi in città come New York, Montreal, Parigi, che non c'era più Napoleone, Milano e ovviamente altre ancora, e vengono raccolti dei fondi. I cavalli poi vengono restaurati, ma c'è un dubbio: quello di una ulteriore esposizione all'atmosferica potrebbe danneggiarli. Quindi si pensa di collocare gli originali nel museo della Basilica di San Marco, dove si trovano, ed esporre una copia. E così avvenne nel 1982. La copia dei cavalli è bellissima, sembrano originali, non ci se ne accorge, e sono lì appunto che con questa presenza solenne si fanno ammirare, e sembra che ci dicano, visto che ci arriviamo alla festa del patrono di San Marco, si dicano San Marco, e noi ci uniamo anche a loro e auguriamo che noi un buon San Marco.